design for Björklund. Lo hai già detto, che non mi ascolti. No, è che ti ho ascoltato pure troppo. Cosa vuoi dire? Che questo cuore è profondo 50 cm, secondo me va bene. Sara, non cambiare discorso. Non scegliere come al solito la prima cosa che vedi. Sì, figlia, scegli per non scegliere come tuo padre. Mamma, non sono scema, so scegliere un guardaroba. Senti, un po' di certe cose. Che ci sono già passate, non è che penso che sei scema. Non sai ammettere di averlo. No, è che abbiamo un'idea diversa di torto. E poi, quando hai torto diventa evidente, non sei capace di dare ragione a chi ha ragione, soprattutto. Sì, mamma. Quello che vuoi, mamma. Questo affare potrebbe anche entrarci. La nicchia nell'ingresso è profonda 40, ma se anche sporge un po' non è un grosso problema. Le cose asimmetriche hanno il loro fascino. Perché ti ho portata? Io ho la carta di credito, cara mia. E quando passiamo per quelle cose che si chiamano casse, la signorina con la camicetta gialla è a me che correvo sconfinando. Mi stai facendo un prestito, e questo racconto. Ci metto accanto una pianta. Cara, è che si vede subito, per questo 10 anni. E meno male, mamma. Se questo dura 10 anni vuol dire che sono ancora single, sidera disperata, che sono ancora in una casa in affitto con un lavoro che è più simile a fare volontariato. Io questo affare che ho con tu lo voglio buttare prima. Ecco, magari tra un mese, tra un anno sarebbe bellissimo. Sembrano soldi sprecati. Ah sì? Vuoi comprarmi un bel affare fatto su misura da falegnami brianzoli in legno massiccio di pino delle Dolomiti? Magari non così sofisticato, però. Che poi rimane lì, come a te. Dai, lasciamo perdere. Cosa vuol dire? No, non lasciamo perdere. Guarda la tua libreria. Preziosa, amata, pesantissima, spolverata più volte del tesoro della corona. È sopravvissuta al tuo divorzio, a 3 traslochi, a 2 città, all'allagamento del salotto, anche ai ladri. Basta, ma è preistorica! Che c'è di male? Che tu non sei più quella libreria. Eravate tu e papà quando l'avete comprata e scommetto che ci avete messo 2 mesi a sceglierla e 3 anni a pagarla. E per cosa? Papà ha fatto puff, la casa ha fatto puff, tutto ha fatto puff. E quando lo guardi ti viene tutta la storia, con atti di storia. Cosa credi, ma che non ti vedo? La storia è un valore. No, no, bisogna viaggiare leggeri in realtà. Corrono anche dei punti fermi. Non dei monoliti inutili come la tua impegna. Anche. Lo dici perché non ammetti di avere torto. Io sono il punto fermo di me stessa. I mobili non possono sopravvivere ai motivi che me li fanno comprare, se non vuol dire che costano troppo, che sono fuori misura. E dopo te li ritrovi lì, crudeli, che non ti perdonano. Tu sei crudele. No, mamma, sono realista. Tieniti pure la tua libreria. Ma questo è il mio guardaroba e non deve durare. Non glielo permetterò. Il giorno della finale di mondiali, Michele, di mattina. E chi ha chiuso prima, una cosa incredibile, ha chiuso per permettere ai dipendenti di andare a vedere la finale. C'è ancora qui. Chiamiamo altri raccontatori? Abbiamo ancora 2 racconti. Ah, eccola lì. Cristina, capo di casa. Allora. Aspetta un attimo. La memoria, cioè di viderci, di essere svedese. Che ci leggerà Brine Zanzariera. Aspettiamo un attimo, saluto. Si sono liberati dei posti se qualcuno vuole prenderli. Brine Zanzariera, poliestere e plastica propilenica. Quelli che l'hanno inventata tutta bianca non si sono accorti che è molto meglio come velo da sposa che come zanzariera. Mamma non vuole che io la stacco dal soffitto. Dice che deve stare appesa lassù per proteggermi dalle bombe. Ma io preferisco usarla così. Mamma dice che le cose servono solo per quello che vengono costruite, non per diventare delle altre cose. Io non ho capito il perché di questa differenza. Mi pare la solita cosa dei grandi che vogliono avere ragione su tutto. So però che questo velo da sposa è anche più lungo di quelli dei film che ho visto alla televisione. E che le zanzare non sono animali molto pericolosi, bastano farsi pungere. Se fossi una principessa, mi sposerei con uno strascico così. Prima me lo leggo i capelli con delle mollette a fiori, e poi, quando cammino, si allarga come una grande coda. Sento già una bellissima musica dal matrimonio.
portare le fante della chiesa e le scarpe e cucine del dimenticato. Sarebbe bello avere una giornata con vento, quelle che fanno volare il mio strascico di qua e di là. Così anche nei film io ero meno. Io so che quando mi sposo il vento ci sarà, perché lo voglio. Voglio anche essere più contenta delle foto da sposa delle mie amiche della mamma, tutte con le facce ammigliate, i sorrisi come di plastica finta. Io, quando mi sposo, sarò mezza principessa e mezza attrice di film d'azione, e alla fine della messa mi affaccerò dal balcone per salutare gli invitati. Ci saranno tantissimi invitati, tutti quelli che mi conoscono e anche quelli che non mi conoscono e che io vorrei conoscere, e faccio venire come obbligatori anche quelle bambine che diventano invidiose dopo che hanno visto il mio strascico. Deve essere una chiesa col balcone, devo dirlo alla mamma, lei me la trova. Dal balcone saluto tutti e lancio il mio bouquet. Al matrimonio di mia cugina Simona ho preso io il bouquet, anche se ero la più bassa e la più lontana. L'ha lanciato proprio a me. È volato in cielo come una cometa e me lo sono ritrovato tra le mani. Le sue amiche si lamentavano che non era giusto e che toccava a loro, che secondo loro ero piccola per il bouquet. Loro non lo sanno, ma io mi sposerò molto presto, per tanti motivi. Primo, se inizio presto posso fare più matrimoni, che è come avere tanti giorni più belli della tua vita. Secondo, tanti regali, tante liste di nozze con le posate, le televisioni piatte, i vasi fiori e lavatrici sempre nuove. Ultimo, i maschi sono noiosi, anche a scuola, e mi sembra una cosa intelligente. Dal balcone della chiesa del mio matrimonio mi piacerebbe anche cantare. Non so se è una cosa che una sposa può fare. Io credo di sì, se vuole, perché quella è la giornata più bella della tua vita. E nelle giornate più belle della vita una deve fare quello che vuole. Molti mi dicono che posso fare la cantante. A scuola mi fanno già usare il microfono. Io provo le canzoni del mio matrimonio quando sono in camera mia. Lì c'è lo specchio e posso preparare anche le coreografie di ballo per quando mi sposo con lo strascico bianco della zanzariera. E poi canto dal balcone. E canto prima una canzone triste, così papà e mamma capiscono che me ne devo andare davvero. E che quando una si sposa diventa indipendente e che la mia cameretta rimarrà vuota, sempre uguale a come l'ho lasciata, con dentro la mia mancanza. E che il mio matrimonio vuole proprio dire che non starò più a casa con loro. Poi dopo canterò una canzone allegra, perché devono capire che ora gli faccio una sorpresa. Mamma può venire a casa mia quando vuole, anche a cucinare o aiutarmi in tutte le cose. Agiterò lo strascico nell'aria come una nuvola e con un salto scenderò dal balcone in mezzo agli invitati. E tutti mi abbracceranno e quel giorno sarà festa per sempre. Sarà davvero un grande matrimonio, il mio. Mi viene, dice questo luogo, lo Smoland, no? Per i bambini. Questo luogo dove i genitori mollano i bambini tra i 3 e i 10, credo. Mi ha raccontato Mystery Ikea, ha sempre quello che è venuto a Catania, che ogni tanto, questa è vera, non è una battuta, ogni tanto ci sono delle signore che chiedono: ma perché non fate uno Smoland anche per i vari mariti? Così noi veniamo a Ikea, li molliamo lì, c'è un luogo dove mio marito lo posso lasciare, mi aiuta, mi porta e poi mi aiuta a caricare la macchina, però in queste 2 ore non mi serve mio marito evidentemente, mentre scelgo le cose. Perché non ho organizzato uno Smoland prima di questo?